Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, è uno dei video che mi chiedete più spesso. Riesco ad accontentare le vostre richieste solamente nei periodi di sessione, quindi eccoci qui. Un po' un'ansia. Però vabbè. Oggi ho dato il secondo esame della sessione e inizio solo ora questo video perché nei giorni scorsi ho avuto un sacco da fare e ho dovuto preparare i due esami che ho dato in pochissimo tempo. Vi chiederete come? Non lo so. Continuo il mio discorso da seduta. Invece quello di venerdì era una cosa abbastanza easy, infatti è andato bene, l'ho passato. Su quello di oggi invece non mi esprimo perché essendo scritto non avevo il voto, cioè non ho il voto tuttora. E niente, vi illustro un po' il mio programma. Vorrei fare i complimenti a chi mette gli appelli per quanto riguarda gli esami di lingua. Perché oltre ad esserci un solo appello per sessione per quanto riguarda lo scritto delle lingue, quindi se questo va male lo devo dare di nuovo a settembre. Cosa ancora più clamorosa è che sono tutti attaccati. Infatti ho oggi, che è martedì 1 giugno, avevo lo scritto di francese e venerdì 4 ho lo scritto di russo. Avendone poi avuto uno anche venerdì, diciamo che russo sì, l'ho seguito abbastanza durante l'anno. Però appunto dovrei fare il ripassone adesso in questi due giorni. E niente, poi mercoledì prossimo ne ho un altro e poi inizio con gli orali di lingua, che sono il 25 giugno e il 6 luglio. La sessione di settembre sarà un incubo, sarà il mio incubo più grande. Comunque in realtà tra tutti quelli che devo dare quest'estate, quello di oggi era quello che mi metteva più ansia. Buongiorno, oggi è il grande giorno per iniziare a studiare russo. Let's go. Questo è il mio fantastico quaderno tutto l'anno, dove ho tutte le lezioni che sono state fatte. Ho fatto tipo dei collage, dei PowerPoint. Ho creato una dispensa, diciamo un libro di grammatica. Sono un po' gli argomenti, però in realtà appunto come vi dicevo li ho già ripassati più o meno settimana scorsa, quindi adesso rileggerò i primi, che sono quelli che mi ricordo di meno perché sono i primi che sono stati fatti. Poi farò gli esercizi e niente, vediamo, sperando che mi vengano. Ora ho messo la tastiera russa, quindi possiamo fare gli esercizi. È il giorno prima dell'esame e ieri alla fine non mi sono più fatta sentire perché sono uscita alla fine, quindi continuiamo oggi. Sono le... che ore sono? 13:57. In pratica ho fatto tutto, ora mi eserciterò con delle traduzioni sia dall'italiano verso il russo che al contrario. Oggi ragazzi è successo un disastro. Mi devo bere questa brodaglia perché la mia macchinetta del caffè si è rotta. Questo è l'unico modo che ho per svegliarmi. Stamattina niente caffè, è stato un po' traumatico. Se riesco stasera poi vado fuori, così mi prendo un po' di ore d'aria. Giorno dell'esame, ore 8:06. La prima prova viene pubblicata alle 9. Io devo rifare il letto e fare colazione, che oggi non mi va la macchinetta del caffè, quindi niente caffè per svegliarsi. Sono le 8:55 e stiamo per iniziare. Let's go. Ore 11:40, ho finito. Aiuto. Ho un sonno devastante, ora andrò a farmi una doccia per riprendermi un attimo. E niente, comunque è durato relativamente poco, 2:40 e me lo sono tolta. Anche su questo non mi esprimo. E vi ho sempre detto, l'unico modo che io ho per riuscire a fare gli esami che sono così ravvicinati è quello di preparare tutto ancora prima dell'inizio della sessione. Per dirvi, io ho già fatto tutti i test di russo, sono già stati tutti fatti, devo solamente leggermeli e studiarmeli, perché praticamente il lavoro partiva da dei video di YouTube. Bisognava fare la trascrizione di questi video e poi studiarsi appunto i testi. Le trascrizioni sono già state tutte fatte, i riassunti sono già stati tutti fatti e anche le traduzioni, quindi devo solamente ripetere. Stessa cosa per francese, quindi mi vedete tranquilla solamente per questo motivo. Ho fatto un nuovo testo, questo qui, ci ho messo tipo una vita,
però ce l'ho fatta. L'unica cosa è che non mi va più la stampante. Ho fatto anche tipo un riassunto della storia, perché è storia degli slavi in russo. Anche ho finito le cartucce, quindi devo andare a comprarle e non posso finire di stampare le cose, quindi non posso continuare con i tasti di russo. Ma passiamo invece a quest'altro esame che ho mercoledì. Sono a pagina 35 dei riassunti di 83, quindi ce la possiamo fare? Boh, non lo so. Il pomeriggio senza caffè per me non può iniziare. Visto che mi chiedete sempre dei quaderni che utilizzo, in questo periodo, in questa sessione, mi sto organizzando un po' con questi quaderni qui di Pullover, la linea tinta unita crystal, e guardate il colore, secondo me è stupendo, e poi hanno tutti i brillantini. Spero di riuscire ad utilizzarli anche per l'anno prossimo. Allora, questi due più piccolini sono a quadretti, mentre l'altro, che è quello più grande, è a righe. E io lo sto utilizzando per scrivere alcune parole di russo, per esempio questi qui dei testi più frequenti, avendo appena iniziato, insomma, mi mancano praticamente tutti i testi, ma adesso, visto che dobbiamo fare questo lavoro, lo utilizzeremo proprio per questo motivo. Hanno un sacco di colori diversi, voglio anche quelli rosa, li devo andare a prendere assolutamente. Ah, mi stavo quasi dimenticando, ma c'è anche il beauty, che mi porterò in vacanza perché è bellissimo e super spazioso. Nell'info box vi lascerò il link che vi porterà direttamente a questa pagina. No, anche questo colore è bellissimo, sapete che io ho tipo una passione per il verde. Potete trovarli nelle migliori cartolerie, se andate fino in fondo potete trovare anche il punto più vicino a voi per appunto andare ad acquistarli. Vedete per esempio qua in centro questa cartoleria, oppure qua. Sono le 6:20, ah, tra l'altro ho anche rifatto le unghie, che carine. E domani ho l'esame, quindi oggi mi sono ripassata tutto bene. Sono accollata pure tutti gli esercizi e stavo per avere un esaurimento. Ora pausa doccia, poi mi ripeto le ultime cose e niente, stop. Ci vediamo domani mattina. Per l'esame di russo ho questi 11 video che sono stati trascritti e che devo insomma studiarmi. Passiamo ora al terzo, che in realtà è un test di fisica. Ho finito questo test, devo dire che è stato abbastanza easy, veramente molto più facile di quanto pensassi, quindi top. Nel frattempo ho anche pranzato, ho preparato il caffè perché sennò non riesco a stare sveglia. E ora passiamo al prossimo testo di biologia, la crescita delle piante. Aiuto, questo mi ha detto che è brutto. Ho finito anche questo secondo testo. Vi giuro, può non sembrare, ma è stato un incubo, ci ho messo una vita. Oggi siamo al testo numero 6 per l'esame di francese. Ne ho 8 da fare, devo dire che sono a buon punto. Ho finito tutti i testi di francese. Queste sono tipo le divisioni per punti. Ho finito, addio, ciao. Eccoci di nuovo qui, siamo arrivati alla fine di questo Study With Me. Anche quest'anno, questa sessione estiva ce la siamo tolta, anche se in realtà quando sto filmando questa parte mi mancano ancora due esami, ce li ho tutti settimana prossima, martedì e venerdì. Però faccio ora la conclusione in modo da concentrarmi solo su quelli settimana prossima e caricarvi questo video il prima possibile. Oggi pomeriggio, come vi dicevo, ho finito tutti i test di francese e li ho ripetuti un pochino. Partiamo dal presupposto che odio ripetere. Una cosa che mi aiuta è non farlo in camera mia, ma andare in un'altra stanza o comunque da un'altra parte, perché almeno non riconosco il luogo in cui ripeto come un luogo in cui mi riposo. Non so se mi sono spiegata bene, però se ripeto in camera mia alla fine finisco tipo sul letto e mi metto lì e non concludo nulla. E questo è un consiglio che posso darvi, non lo so, magari può essere utile a qualcuno.
Vi ringrazio per aver guardato questo video, anche se spero che quando lo state guardando siate in vacanza. Stay with me per quanto riguarda la sessione estiva, quindi fatto. Il prossimo probabilmente sarà per quanto riguarda la sessione invernale, e quindi lo vedrete, non lo so, a ottobre, fine settembre. Per la sessione invernale ho un sacco di esami. Ne ho 5, che però sono tutti e 5 molto molto tosti. Sono le letterature, un esame di francese e un esame di linguistica francese. Io penso di impazzire. Se il video vi è piaciuto lasciate un thumbs up, se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi. Vi aspetto anche su Instagram e su TikTok, e se avete visto il video fino alla fine commentate con un emoji azzurra. Un bacio e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!